Cari amici e care amiche, Francesco Costa. Ciao Francesco. Ciao Andrea. Super, grazie per essere qui. Grazie. Senti Francesco, tu sei reduce da un viaggio in Stati Uniti. Sei tornato quando? Sono tornato ieri praticamente, cioè da qualche ora, ecco. Sei appena tornato e sei qui. Io ti ho scritto una mail in cui ti ho detto: ma sei sicuro che la vogliamo fare questa intervista? Perché se vuoi rimandiamo. E la domanda che ti faccio è: ma non ti stanchi mai? No, mi stanco molto in realtà, cioè, mi stanco molto, però diciamo, non sono in un settore economico, se vuoi industriale, non lavoro in un settore che in questo momento brilla per successo, no? E allora una delle cose che bisogna fare per lavorare bene in questo ambito, secondo me, è lavorare tanto, e quindi la verità è che lavoro tantissimo, figurati, ho la fortuna di fare un lavoro che mi piace, però lavoro tanto e quindi sono felice di fare questa intervista con te, anche perché se no, dovendo smaltire il jet lag, avrei dormito ed è meglio che io non dorma, eccetera, eccetera. Ma in generale domani ci avrò qualche altra cosa, domani è sabato la newsletter, insomma c'è sempre qualcos'altro da fare, mi stanco, però pazienza, insomma ci sono lavori peggiori di questo sicuramente. E visto che rischi di annoiarti, perché ho capito che fai poche cose, hai anche scritto un libro. Ho anche scritto un libro che si intitola Questa è l'America, è uscito alla fine di gennaio per Mondadori e per fortuna sta andando molto bene, è andato in classifica la prima settimana, che è una cosa che per un libro d'esordio di un saggio di politica estera non è comune, ed è un libro che, insomma, al di là del fatto che sta andando bene, vuole provare a capire un po' meglio cosa sono oggi gli Stati Uniti e cosa è successo agli Stati Uniti in questi anni, partendo da una serie di premesse. La prima è che io, come tanti altri colleghi, sono stato sorpreso dalla vittoria di Trump alle presidenziali del 2016 e quindi mi sono chiesto che cosa non avessi visto in tempo. Non pensavo che quella vittoria fosse impossibile, l'avevo anche scritto, però pensavo che fosse improbabile, quello sì. E quindi cosa mi sono perso? Mi sono messo in viaggio più volte dal 2016 in poi per cercare di capirlo. E anche un'altra premessa, che è quella che se vuoi capire la politica non puoi sapere solo di politica, perché le ragioni per cui le persone decidono di votare questo o quest'altro candidato dipendono da non solo le loro vite naturalmente, ma dipendono dalla loro cultura, dipendono da chi sono i loro modelli, dipendono da come è fatta la società, da come, se è una società che premia più il merito, se premia più la fatica, e insomma ho cercato di indagare la società americana sia viaggiando sia leggendo e studiando. Quello che ne è venuto fuori è questo libro, che non è quindi un libro sulle elezioni del 2020, è un libro che è stato scritto per essere letto anche l'anno prossimo magari, però è un libro che vuole essere utile a capire le elezioni del 2020, provando a capire appunto cosa hanno in testa gli americani, cosa è cambiato negli ultimi 20 anni, e quindi sulla base di questo cosa può succedere in un anno così importante. Stiamo assistendo alla campagna elettorale più importante del mondo in vista delle elezioni di novembre. Tu hai già toccato un paio di punti di cui ti vorrò chiedere di rendere conto, ad esempio perché è importante unire lo studio con il viaggio sul posto, che è una cosa che un po' caratterizza il tuo progetto, che è super interessante. Ma rimanendo ancora un attimo sul libro, una curiosità e una domanda. La curiosità è se il titolo è una citazione di Childish Gambino o cos'altro? No, o meglio, ci siamo arrivati a questo titolo insieme alla casa editrice Mondadori, quando il libro era finito, insieme ad altre possibilità, e quando Mondadori mi ha detto: che ne dici di questo? Io ho subito pensato alla canzone, loro non ci avevano nemmeno pensato e ne abbiamo parlato ed evidentemente ci è sembrato un motivo in più per sceglierlo. In realtà, naturalmente, diciamo, non voglio fare nessun minimo lontanissimo paragone né tra me e Childish Gambino, perché sarei ridicolo, ma nemmeno tra le due opere, che sono molto diverse e distanti sia per il valore artistico ma anche proprio per il tipo di opera in sé. Però quella è una canzone esemplare, no, di questo momento storico americano, quantomeno per un pezzo della società americana, e che è sintesi di molte cose, e questo libro vuole essere allo stesso modo sintesi di molte cose. È un titolo anche se vuoi un po' presuntuoso, perché questa è l'America, spiegarlo in un libro magari ce ne vorrebbero 15, però lo sforzo è stato proprio cercare di unire i puntini, cercare di mettere insieme storie provenienti da posti molto diversi, che hanno a che fare con cose molto diverse, e capire quali fossero le ragioni, il motore di questi cambiamenti.
E la domanda invece riguarda le motivazioni per cui tu hai scritto il libro, nel senso che adesso io ti voglio chiedere perché hai scritto questo libro. E mi rendo conto che la domanda può apparire banale, perché uno dice come, perché te l'ho appena detto, perché voglio raccontare determinate sfaccettature dell'America. Ma in realtà a me interessa più una risposta sul perché integrare un libro all'interno del tuo progetto. Quindi Da Costa a Costa è un podcast, una newsletter. Per quale motivo, diciamo un pochino più personale, un pochino più egoistico, tra virgolette, hai scelto di aggiungere anche un libro a questo progettone che è già immenso? Guarda, sono due le ragioni principali. La prima è che io credo che il giornalismo di qualsiasi tipo, di qualsiasi tema, abbia un valore nel momento in cui raccoglie un pubblico il più ampio possibile. Cioè, ha un valore se ha impatto sulla società, e per avere questo impatto sulla società deve raggiungere tante persone. Se io scrivo un articolo bellissimo, incredibile, ma lo leggono in quattro, sarà pure stato un articolo di grande valore, ma non avrà avuto nessun impatto sulla società. Per avere un impatto sulla società e per quindi toccare più persone possibile, bisogna usare, secondo me, più strumenti possibile. Quindi ho cominciato con una newsletter, poi è diventata anche un podcast. Il viaggio che ho fatto, di cui parlavi un attimo fa, l'ho raccontato quasi tutto sulle storie di Instagram, e adesso c'è anche il libro, perché non tutti prediligono un solo strumento, perché gli strumenti sono diversi e ti fanno anche raccontare le cose in modo diverso, e quindi era, secondo me, utile aggiungere questo tassello per arrivare a persone che magari sono meno dentro al mondo dei social, meno abituate ad ascoltare i podcast o a leggere le newsletter. L'altra motivazione è che tutti questi strumenti diversi sono diversi anche per tipo di passo, no? La newsletter è settimanale, il podcast è quindicinale, le storie spariscono dopo 24 ore, poi io le salvo, quindi si possono rivedere sempre, ma hanno un passo molto più breve. E è stato molto utile anche a me, e quindi spero che possa esserlo anche per i lettori del libro. Avere invece un discorso unico che copra tanti temi diversi, spalmati su un arco temporale più ampio. Nel mio libro ci sono storie che partono dagli anni 80 e 90 per spiegare l'America di oggi, in un unico posto. Non è come rileggersi tutte le newsletter arretrate. Il libro poi non è nemmeno una raccolta di cose già uscite, è un libro nuovo. Ma è un posto solo, uno strumento solo, un oggetto solo che ti permette di avere uno sguardo ampio quanto non può essere la singola newsletter o il singolo episodio del podcast. E mi sembra che questo aspetto mancasse un po' nel mio progetto, che invece è sempre stato molto più cadenzato e molto più anche centrato sul racconto dell'attualità, invece che sulle ragioni storiche di certi fenomeni attuali. E a me viene in mente anche un'altra motivazione all'interno di quelle che hai detto e che capisco e che riesco a condividere al 100%. Ovvero che, non so se questa è una cosa italiana o se è così anche all'estero, magari ce lo dirai tu, nel momento in cui una persona diventa, è diventata o sta diventando un punto di riferimento in un settore, nel tuo caso la politica americana, avere comunque un libro nel proprio curriculum, cioè essere quello che ha scritto il libro, ti dà una forma di autorevolezza percepita che è più ampia rispetto a prima di averlo scritto. E volevo capire se questa roba qua che immagino è vera e anche se tu effettivamente hai la sensazione, perché questa è la mia sensazione, di star diventando un punto di riferimento fuori dalla tua nicchia rispetto alla politica americana. Beh, sai, no, la tua impressione è corretta, nel senso che a un certo punto il libro è visto nel mio settore come una tappa di una buona carriera. A un certo punto, quando ti senti pronto, quando hai qualcosa da scrivere che meriti di finire su un libro. Non è essenziale, non è più essenziale soprattutto da qualche anno a questa parte, anche perché, come sai, i libri in Italia non è che li leggano moltissime persone. Se io vendessi del mio libro un numero di copie pari ai abbonati alla mia newsletter, sarei sicuramente primo in classifica. Bestseller assoluto, certo. Ho i miei follower su Instagram, quindi è chiaro che è un progetto che ha dimensioni diverse, uno sguardo diverso, però ti mette su delle mappe nuove. Per esempio ti permette a un autore come me di parlare del libro in giro, di fare delle presentazioni nelle città. Il libro non è soltanto scriverlo, ma è anche andare in giro a parlarne, quello di far incontrare delle persone nuove. Mi arricchisce, ma mi dà anche un nuovo punto di partenza per allargare il pubblico. E andare in televisione, alla radio, a parlare del libro contribuisce ad allargare il numero di persone a cui parli. E quindi, oltre a darti questa forma di autorevolezza, che soprattutto in un mondo più vecchio, diciamo, del nostro, con tutto il rispetto naturalmente, ha ancora, certo, un peso molto forte, ti permette anche di incontrare delle persone nuove, dei lettori nuovi,
che poi magari a quel punto si iscrivono alla newsletter, cominciano ad ascoltare il podcast e il giro si alimenta in modo virtuoso, o al meglio, quella è l'intenzione, naturalmente. Oh cavoli, mi ero distratto nell'ascoltarti, ero assolutamente concentrato su quello che stai dicendo. Tu ti immagini un po' di diventare un punto di riferimento per questa cosa? Perché ti dico una roba, adesso tu, per chi ci sta guardando in video, ti si inquadra soltanto nella parte alta, per cui se adesso farai dei gesti apotropaici, se farai qualcosa di scaramantico, non lo so. Nessuno sa che sono in mutande, come la famosa gag del telegiornale. Come tipico. Io mi immagino che già da queste elezioni, ma se non saranno queste saranno le prossime, tu lavorerai in TV, lavorerai per qualcuno che farai l'inviato rispetto a questo mondo. Ma guarda, io diciamo, ti ringrazio perché naturalmente è un gran complimento, è una dimostrazione di fiducia che spero di meritare. Io sono felice del lavoro che faccio, io lavoro al Post dove faccio il vice direttore ed è un lavoro che mi piace molto. Il lavoro dell'inviato è diverso da quello che faccio io andando in America per 2 o 3 settimane, poi torno in Italia, poi riparto. E secondo me, ed è un tipo di dimensione che io non avrei voglia di perdere. Trasferirsi negli Stati Uniti non solo comporta una scelta di vita molto radicale, che io non so se avrei voglia, se sarei disposto a fare, ma secondo me a un certo punto ti fa anche lavorare in un modo diverso. Io conosco inviati italiani e stranieri negli Stati Uniti e ovviamente come in tutte le cose ce ne sono di molto bravi, di bravi e di poco bravi, però quando vivi lì a un certo punto è come se la tua stessa presenza lì diventasse il lavoro, e questo non solo peggiora un po' la tua qualità della vita lì, perché anche quando vai a mangiarti una pizza a volte hai le antenne dritte per cercare di capire quello che ti accade intorno e non stacchi mai davvero. Dall'altra parte alcuni giornalisti inviati, naturalmente, ripeto, non tutti, come in tutte le professioni ci sono quelli bravi e quelli meno bravi, si convincono che il solo star lì contribuisca alla loro comprensione del posto e poi in realtà si limitano a leggere la stampa americana come, o guardare la CNN come faccio io dall'Italia senza aggiungere molto. Invece mantenendo questo doppio binario io riesco ad andare lì per dei periodi relativamente brevi ma spesso, e in quei periodi lì però io lavoro come un matto, cioè appunto vado in macchina, giro da una città all'altra, parlo con le persone, faccio un tipo di vita che non potrei mai fare tutto il tempo se vivessi lì stabilmente. E poi però tornando in Italia riesco anche ad avere una seconda prospettiva, una prospettiva anche più simile a quella del mio pubblico, che è un pubblico italiano naturalmente. E quindi insomma devo dire che questa dimensione mi piace abbastanza. Poi se qualcuno vorrà investire su di me, propormi di andare in America per fare dei documentari, delle altre cose, figuriamoci, ne sarei molto felice e cercherei di trovare un incastro. Però devo dire mi piace abbastanza questa mia condizione per cui tengo un piede qui e un piede lì, ecco, penso che mi aiuti. Ecco, e a proposito del piede lì, il fatto di fare questi viaggi che hai appena descritto è una caratteristica tipica e a me verrebbe da dire probabilmente in Italia unica nel tuo progetto, cioè un progetto indipendente che comunque si può permettere degli investimenti così grossi. Poi parliamo anche del tuo metodo di finanziamento che è un'altra cosa rivoluzionaria, o perlomeno rivoluzionaria per il successo che ha avuto nel mondo del podcast, delle newsletter italiane. E quindi se tu non facessi questi viaggi il progetto non sarebbe lo stesso. Quanti viaggi hai fatto? Dunque, ne ho fatti 2, di cui uno molto lungo nel 2016, ne ho fatti 3 nel 2017, e poi il pod da Costa a Costa si è preso una pausa, è ripartito nel 2020 e sono tornato adesso dal primo, penso di farne altri 2 prima delle elezioni, come minimo mi piacerebbe farne anche un terzo. E cioè sono fondamentali rispetto a Da Costa a Costa o Da Costa a Costa potrebbe esistere anche senza? Allora, Da Costa a Costa è esistito senza, all'inizio soprattutto, quindi Da Costa a Costa potrebbe esistere senza. Non sarebbe quello che è diventato adesso, per 2 motivi. Il primo è che naturalmente io andando in America arricchisco il mio prodotto e il mio lavoro di cose che altrimenti non avrei. Divento migliore, capisco meglio le cose. Io sono stato in Iowa e New Hampshire in queste 2 settimane seguendo le primarie e ho visto con i miei occhi che certe cose che poi si sono verificate durante il voto, non so, Biden che andava molto male, Warren che andava molto male e Klobuchar che stava crescendo, io non le ho viste dai giornali, poi le ho anche viste dai giornali sui sondaggi, ma io me ne ero accorto lì. Se vai sul mio profilo Instagram vedi 3 giorni prima che dico guardate che Klobuchar è bravissima e 2 giorni dopo dico guardate che Biden è messo veramente male,
poi chiaro non puoi misurare in termini di voti, però ti accorgi stando lì di cose che dall'Italia evidentemente ti sfuggono, e il contatto che hai con le persone, il parlare con le persone tante, tutte insieme, una dopo l'altra, ovviamente ti arricchisce e ti migliora. Il secondo motivo è che Da Costa a Costa è un progetto gratuito, si può ascoltare la newsletter, ascoltare il podcast, leggere la newsletter senza dover pagare niente, e io voglio che sia così per il discorso che ti facevo prima sul fatto che il giornalismo ha un senso se il suo pubblico è il più ampio possibile. Il lavoro però costa, va pagato, e poi parliamo anche dei soldi. Io oggi riesco, per fortuna e per la generosità dei donatori, a permettermi cose che tantissimi giornali importanti non possono fare. Questo però fa sì che chi dona per il mio progetto in qualche modo se ne sente proprietario, non è più soltanto un lettore, un ascoltatore, io lavoro per loro, e questo dà una forza anche nel passaparola, nell'entusiasmo con cui poi i lettori, gli ascoltatori, quando ricevono il prodotto, se ne sono contenti, ne parlano in giro, lo dicono agli amici, che è molto superiore perché sentono di possederne un pezzetto. La community è molto più unita quando contribuisce economicamente, con i soldi, con la cosa più importante che hanno, diciamo, a parte gli affetti, al raggiungimento di questi risultati, e ne sono tutti effettivamente titolari di un pezzetto davvero, perché esiste in questa forma soltanto grazie a loro. E allora adesso parliamo un pochino a questi investitori. Allora, diciamo, per chi non lo sa, questo qua lo affrontiamo dopo, perché voglio prima chiudere questa cosa qua del viaggio che mi interessa molto. Però il tuo progetto è un progetto finanziato dagli ascoltatori, dai lettori, tramite donazioni PayPal. In alcuni casi singoli, in alcuni ricorrenti, scelgono loro quello che fanno. È una roba del tutto libera. Facoltative, cioè se tu non paghi puoi comunque leggere e ascoltare quello che vuoi, e se paghi non ottieni niente di più. Esattamente. Hai poi qualche sponsor, che se ho capito bene, però se ce l'hai ancora, non so se in questa stagione ci sono degli sponsor. 2017 c'erano, 16 pure, 2020 ancora no, anche se con uno cominceremo presto, già a marzo, quindi insomma arriveranno, e magari ne arriveranno anche di nuovi, chi lo sa, speriamo. Perfetto, quindi questo è il tuo metodo detto proprio a grandi linee di finanziamento. Allora, tutte queste persone che ti finanziano, diciamo un pochino come spendiamo i loro soldi. Non voglio entrare nel dettaglio economico, in realtà quello che mi interessa di più è come si organizza un viaggio di giornalismo indipendente. Cioè, nel momento in cui tu dici, ok, io ho questo budget e la cosa giusta da fare è un viaggio, e a questo punto che cosa fai? Allora, tieni conto intanto che una parte di questi soldi va a finanziare cose che non sono il viaggio, ma per esempio la produzione del podcast, come sai, ha un costo, registrare, montare. Io poi non sono un tecnico, quindi non sono io che monto il podcast, ma la persona che lo fa devo pagarla, e parliamo di 25 episodi durante tutto l'anno, sono episodi peraltro lunghi, lo studio, l'attrezzatura poi che serve, il mixer, tutte le cose insomma da noleggiare, eccetera. Il servizio che uso per spedire la newsletter, MailChimp, si paga peraltro in proporzione al numero di iscritti. A me oggi costa quasi 200 euro al mese, soltanto quello. Quindi insomma ci sono delle spese che anche stando a Milano io pago. Poi c'è la spesa dei viaggi, appunto. Forte dell'esperienza, diciamo, degli anni passati, io ormai so gestirmi abbastanza, nel senso che per esempio i biglietti per andare in Iowa e New Hampshire li ho presi prima che si aprisse la raccolta fondi, diciamo fiducioso sul fatto che i lettori, così come hanno fatto negli anni scorsi, non mi facessero mancare il loro sostegno. Per il resto io cerco di andare e fare tutto quello che ho voglia di fare lì, senza pensare troppo ai soldi, sapendo naturalmente che si tratta di un viaggio di lavoro, ma se devo fare 200 miglia in più, fermarmi due giorni in più, prendermi un albergo più vicino al posto in cui devo andare il giorno dopo, lo faccio, li spendo come se fossero soldi miei, quindi non mi do al lusso sfrenato né alle vasche ecco, idromassaggio o cose del genere, però... Mettiamo un attimo da parte quindi l'aspetto economico del viaggio, ma parliamo di quello organizzativo. Dimmi un attimo quindi, allora intanto come decidi dove andare, in che posto andare, in che periodo andare? Dunque, dipende dal momento in cui siamo, poi dipende anche dalla mia vita personale, da come conciliarla col lavoro. Però ti faccio l'esempio del 2017, prima di arrivare a questo del 2020. 2017, a gennaio si insedia Donald Trump, io voglio andare in America, di tutti i posti in cui posso andare, dove vado? In quel momento era ancora molto fresco il ricordo di quelle elezioni e Trump si era appena insediato. Quelle elezioni Trump le vinse pur prendendo 3 milioni di voti in meno di Hillary Clinton, perché grazie al sistema elettorale americano lui ottenne più grandi elettori pur avendo preso meno voti, come vincendo in alcuni stati, soprattutto tre, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, per pochissimo, per un pelo. Quello per cui lui vince per il minor margine di voti e risulta poi decisivo è il Michigan, in cui Trump vince per 10.000 voti.
le elezioni del 2016 da 300 milioni di persone sono state decise da 10.000 voti in Michigan. Michigan, peraltro, che aveva votato per due volte per Obama, 2008-2012. E allora mi dico, questo è il posto più interessante in cui andare, cioè è un posto in cui Trump ha vinto per un pelo, in cui di solito vinceva Obama, è stato il posto decisivo, e poi lo stato della deindustrializzazione, lo stato dei bianchi messi male, della classe bianca non tanto povera ma impoverita, che è un grosso zoccolo duro del voto di Trump, e quindi decido che è importante andare lì. In estate ho il tempo per fare un altro viaggio, di nuovo mi chiedo dove vado, dove posso andare, avendo davanti 50 stati e quindi molte scelte possibili e molti posti diversi possibili, e mi convinco che sia il caso di andare in uno stato invece più saldamente repubblicano, dove il consenso per Trump non è momentaneo ma è un consenso che ha delle radici profonde. Però cerco sempre dei posti un po' complicati o con tante facce, e vado in Texas perché il Texas è sì uno stato molto repubblicano, è lo stato dei pozzi di petrolio, no? Il cowboy, i cowboy, le armi, le mandrie, ma è anche uno stato che è lo stato di confine, per cui Trump, il muro, gli immigrati, e nella parte meridionale è uno stato ricco di persone di nuova immigrazione, soprattutto di origini latine, tanto che il Texas è sì uno stato repubblicano, ma sempre meno. Hillary Clinton ha perso in Texas con un distacco minore rispetto a quello con cui ha perso in Ohio, che è considerato, no, lo stato in bilico per eccellenza, e quindi dico vado in Texas. A quel punto dovevo andare per forza in uno stato democratico nel terzo viaggio di quell'anno, visto che ne ho fatti due repubblicani, per par condicio, certo, e anche per vedere un altro pezzo d'America, e quale miglior stato democratico della California, che non solo è lo stato democratico per eccellenza, è grande abbastanza da avere tantissime storie ed è uno stato influentissimo nelle nostre vite. Tutti i dispositivi tecnologici che abbiamo sulla scrivania sono stati progettati in California, da Google a Facebook a Twitter vengono dalla California. Hollywood, i film, le serie TV, cose che plasmano nel nostro immaginario, ma la nostra cultura, ci fanno cambiare idea, ci fanno cambiare idea sulle cose, vengono da lì, e quindi mi sembrava che fosse uno stato con tantissime cose insieme. In questo caso cominciano le primarie, la storia di cui si parlerà di più, almeno finché non finiscono quest'anno in vista delle elezioni. Le primarie cominciano in Iowa e in New Hampshire, che sono due stati piccoli, che quindi si girano anche facilmente in macchina e ti permettono di vedere i candidati molto da vicino. Era una scelta obbligata, si va in Iowa e si va in New Hampshire. E una volta che hai deciso dove andare, tu prendi il tuo bello zainetto, sali su un aereo e ti ritrovi in Iowa o in New Hampshire. E ci vai da solo o ci vai con qualcuno? Allora, in Michigan sono andato da solo, così come nel 2016 ero andato da solo in Pennsylvania, in Ohio e in Iowa, però poi mi sono accorto che andando da solo riuscivo a fare molte meno cose, non fosse altro che in America bisogna guidare tantissimo, e se io guido, sto guidando, non posso fare nient'altro. Non solo, andare da solo è molto più faticoso dal punto di vista del logistico, organizzativo, gli appuntamenti, la gestione proprio pratica del viaggio. E quindi dopo il viaggio in Michigan, che è stato per me abbastanza faticoso dal punto di vista, diciamo, personale, ho deciso che avevo bisogno di qualcuno che mi desse una mano, e quindi ho un mio carissimo amico che si chiama Marco, che è anche lui molto appassionato di cose americane, anche se non fa il giornalista, ma noi ci conosciamo da tanti anni, quindi andiamo molto d'accordo, che quando io voglio andare in America, insomma, glielo dico, lui prende ferie dal suo lavoro, che ripete tutt'altro lavoro, e a spese sue peraltro, si paga l'aereo, naturalmente la macchina la pago io perché la comprerei comunque, ma il resto se lo paga lui, e andiamo insieme, e allora mentre lui guida io magari scrivo, faccio telefonate, prendo appuntamenti, preparo i materiali per la newsletter o per il podcast, senza contare che avere qualcuno accanto ti permette di chiacchierare, di commentare le cose insieme, si scoprono quelle cose più facilmente se hai qualcuno con cui confrontarti. E quindi da quel viaggio lì successivo, da quello in Texas, sono sempre andato con qualcuno, quasi sempre Marco, un'altra volta un altro mio collega Stefano Vizio del Post, però ecco, in due si lavora meglio, non c'è dubbio. E a questo punto come decidi dove andare ogni volta? Cioè, una volta che sei lì, ti guardi intorno, ti immagino tipo John Travolta nella GIF, nel meme, quando si guarda intorno, e tu che cosa? Cioè, vai di qua, vai di là, come, in base a che cosa ti fa una scaletta, un calendario? Dunque, dipende dal viaggio, naturalmente. Per esempio, in questo, in Iowa e New Hampshire, era un viaggio per seguire la campagna elettorale, quindi quello che ho fatto è stato scrivere ai comitati elettorali dei vari candidati, facendomi includere nelle mailing list per i giornalisti che seguono la campagna, incrociare tutte le loro agende
e decidere giorno per giorno da chi vado. Oggi ho visto un comizio di Buttigieg, uno di Sanders, uno di Biden, domani vado da Warren e incastro tutte queste tappe nelle mappe degli stati, perché poi per andare lì ci vuole magari un'ora e mezza, due ore, poi due ore per tornare, quindi è un complicato gioco da puzzle quasi, per cui poi alla fine esco la mattina e torno la notte praticamente. Però sono andato di fatto appresso i candidati, anche perché andando appresso i candidati vai appresso le persone che vanno ai loro comizi, e quindi ho parlato con le persone più diverse. Nel caso di altri viaggi legati diciamo dal contesto elettorale, tutto questo ovviamente si fa prima di partire, avendo davanti una mappa dello Stato, individuando quali sono i posti più interessanti, sia nelle città, che sono spesso poi posti insomma in cui si incrociano storie molto diverse, sia storie puntuali, insomma, il confine se si parla del Texas, Bakersfield in California, che è una città turisticamente ignorata da tutti, non nessuno va in vacanza, ma che è una città dell'entroterra, che è una delle città più inquinate d'America, è un altissimo tasso di persone uccise dalla polizia, insomma. Vado a cercare delle storie studiando sui giornali, sui libri, sulla base di cose che ho sentito dire, e vado quindi a fare un elenco di posti in cui voglio andare, in cui voglio passare, li incastro in un itinerario che sia funzionante per usare il tempo in modo efficace, e una volta che so dove andrò in quali giorni, comincio a cercare dei contatti, giornalisti, professori universitari, attivisti, persone con cui magari prendere appuntamenti per cui parlare, con cui parlare. E poi ci sono tutte le conversazioni improvvisate, per cui vado a Bakersfield, sono a cena, quando sono in America vado al ristorante e non mi siedo mai al tavolo, mi siedo sempre al bancone, perché al bancone si socializza molto più facilmente, quindi ti siedi al bancone e attacchi il bottone con chiunque molto facilmente, e tutte quelle conversazioni sono conversazioni che non puoi prendere un appuntamento per farle, però sai che le farai e contribuiscono molto spesso a colmare i buchi che hai nella comprensione di certi fenomeni, anche se sono casuali, evidentemente. E a questo punto raccontata quella che è, diciamo così, la raccolta dati, anche se in realtà tu ogni tanto produci proprio delle puntate del podcast o scrivi le tue newsletter anche mentre sei in Stati Uniti, sì. Però diciamo che io le considero un po' tipo delle tappe di raccolta dati che poi ti servono per i mesi successivi, anche fino al viaggio successivo. E terminato di descrivere questa cosa qua, io sono molto curioso di sapere come costruisci il tuo episodio. Riferiamoci soprattutto al podcast, che è l'argomento che più ci interessa, certo. Qui su Passione Podcast. Come fai a realizzare una puntata da costa a costa? Partiamo proprio dal foglio bianco. Non sai neanche di che cosa parlare. E a questo punto? Dunque, ci sono due tipi di puntate diverse. Naturalmente parliamo di quelle che riguardano i viaggi. Dopo i miei viaggi, che io, come dicevi giustamente, racconto parzialmente su Instagram o sulla newsletter, poi di solito però il vero reportage, diciamo, lo produco in formato podcast, perché mi sembra il miglior formato per raccontare storie lunghe, complesse, ma in una durata che non sia appunto quella di lettura di un libro, che sono delle ore, quindi in 40 minuti, diciamo. Una volta che ho tutto il materiale davanti, il procedimento inizialmente non è così diverso da quello di scrittura di un articolo, nel senso che devo individuare le cose che voglio dire, le cose che devo raccontare. Ce ne sono altre che magari capisco che non vale la pena, non sono più deboli delle altre che ho trovato, i limiti poi temporali di spazio ti costringono a fare una selezione, e poi scelgo qual è, come in un articolo di giornale, qual è l'attacco, da cosa voglio partire, quando devo spiegare il contesto di una certa storia, quando è il caso di mettere un pezzo di racconto un po' più personale sulle mie sensazioni viaggiando attraverso un determinato territorio, arrivando in una certa città, parlando con delle determinate persone. E io scrivo, il mio podcast non è un podcast improvvisato, nel senso radiofonico, a braccio, perché le cose che devo raccontare sono tante, ho paura di perdermele, ho paura di non usare le parole giuste, per cui io scrivo quello che poi di fatto è uno script. È diverso da un articolo, non è come se io leggessi un articolo, perché io scrivo sapendo che quel testo non sarà letto ma sarà ascoltato, e quindi nella scelta delle parole, nel ritmo, nel numero di incisi, di parentesi, nella costruzione delle frasi, è tutto pensato per essere ascoltato, e dentro le mie parole inserisco le registrazioni che ho fatto sul posto, e quindi pezzetti di interviste, a volte sono anche interviste molto lunghe, ma io posso farne ascoltare un minuto, due minuti, anche perché per ottenere quel minuto che mi interessa a volte ho dovuto scaldare la persona per un bel po', ho dovuto dimostrargli insomma che poteva fidarsi, che poteva parlarmi
ho potuto aspettare che si sbottonasse, insomma tutte le tecniche che i giornalisti conoscono bene. A quel punto, quel minuto, minuto e mezzo lo inserisco nel punto del racconto che è funzionale a far ascoltare quel contributo. Alla fine ne viene fuori, sì, di fatto uno script che è un po' un viaggio, anche perché poi è un viaggio in sé, spesso viene ascoltato dalle persone mentre viaggiano a loro volta, e mi piace sempre molto questa idea, il fatto che le persone in macchina o in bicicletta o correndo ascoltino una puntata che sì, io ho registrato fermo in uno studio, ma che in realtà la puntata stessa è un viaggio attraverso un certo territorio, è un movimento, per cui le cose che dico all'inizio e le cose che dico alla fine risentono dello spazio che c'è in mezzo nella mia comprensione delle cose, e mi sembra che questo funzioni alla fine sulla base di quello che mi dicono gli ascoltatori. Funziona. E una cosa di cui voglio approfittare è il fatto di avere di fronte uno che a scrivere è oggettivamente molto bravo, e questa Grazie. Cosa qua si percepisce anche nei tuoi podcast, che si sente che sono scriptati ovviamente, ma si percepisce proprio una capacità di scrivere uno script pensato per essere ascoltato e nel tuo caso pensato per essere detto. E da questo punto di vista tu hai già dato un paio di trucchetti, proprio così mentre parlavi dicevi eliminare gli incisi, eliminare le parentesi, che questo qua lo diciamo per chi sta ascoltando, sono credo uno dei principali nemici del podcast scriptato, cioè quando mettiamo gli incisi che mettiamo con tutta questa facilità quando scriviamo per leggere nella mente, quando poi li dobbiamo dire quegli incisi, a meno che non siamo il doppiatore numero uno del mondo e già quello lì fa delle fatiche, ma noi li leggiamo tipo scuola elementare e suoniamo assolutamente ridicoli e inefficaci. E nel tuo caso c'è qualche trucco, qualche cosa particolare che hai capito dello scrivere per parlare, per leggere ad alta voce? Ma guarda, innanzitutto, giusto per confermare la cosa che dicevi, io da poco ho registrato l'audiolibro del mio libro, no? Okay. E quindi ho letto un testo che era stato però scritto per essere letto, non per essere ascoltato. E la differenza è enorme, perché ci sono gli incisi, per esempio, cioè l'efficacia di quel testo lì, figurati, è viva chi ascolta gli audiolibri, per carità, ci mancherebbe, ma io il libro l'ho scritto non perché fosse ascoltato, ma perché fosse letto, e dalla scrittura viene fuori. Per il podcast è diverso, non solo quello che dicevamo sugli incisi, ma per esempio prendiamo, se stiamo leggendo un libro o un articolo di giornale e c'è una frase, un passaggio su cui ci soffermiamo perché ha dei dati che vogliamo capire meglio, perché la frase magari è un po' complessa, la sua costruzione è un po' contorta, è molto lunga, ci capita, no, di rileggere due o tre volte la stessa frase quando leggiamo un articolo o un libro. E sul podcast questo non lo puoi fare, perché se la frase che è passata, sì, puoi tirare il telefono fuori dalla tasca, andare indietro di 15-30 secondi, però insomma, chi lo fa? Non lo fa quasi nessuno, difficile. A meno che davvero no. Se sei in macchina non lo fai e basta, se no rischi di andare a sbattere. E quindi il podcast deve essere dritto al primo colpo, non hai seconde chance, e quindi le frasi devono essere costruite in modo semplice, devono essere comprensibili, a volte vale la pena ripetere dei concetti. Un altro aspetto importante, nei podcast tutto è affidato alla tua voce, e quindi non solo puoi inserire a volte dei suoni per creare un'atmosfera, un contesto più accogliente per l'ascoltatore, dei suoni raccolti sul campo. Se io sto facendo un'intervista, a volte si sente nel sottofondo in un ristorante il rumore di posate, di stoviglie, il brusio, e quello contribuisce a portare l'ascoltatore dentro la storia. Altre volte posso essere io a evocare un paesaggio, che cosa ho davanti in questo momento, come è fatto il posto in cui sto facendo questa intervista, la clinica in cui sono entrato a parlare col medico che cura i tossicodipendenti, e quelle descrizioni che secondo me nel libro hanno, a meno che non sei un grande scrittore, io non sono Hemingway evidentemente, ti costringono a essere molto rigoroso e tenere un livello di scrittura molto alto. Col racconto orale riesci a farle in modo più facile, perché davvero il racconto orale è la forma più antica di racconto che conosciamo come specie umana, e quindi funzionano meglio, passano meglio e aiutano a rendere il racconto più scorrevole e più fluido. Poi diciamo, queste sono le dritte fondamentali, la scrittura dritta e semplice senza essere sciatta, e il tener conto che attraverso le orecchie degli ascoltatori tu puoi evocare delle immagini, puoi non limitarti semplicemente a parlare, che è quello che invece magari si fa alla radio, ma il podcast secondo me ha uno strato di sofisticatezza in più rispetto alla radio tradizionale. Però tu nel podcast non esci mai dallo script, non vai mai con qualche frase improvvisata, di solito sei aderente a quello che hai scritto.
Qualcosa ce la metto a volte mentre la leggo, mi viene da dirla, però non si nota perché insomma cerco di restare sempre con lo stesso tono e timbro, sì. E una volta che hai finito il tuo script, procedi con la registrazione della puntata, immagino. Esatto. Questa cosa qua la fai per conto tuo a casa tua o ti rivolgi agli studi di Piano P o qualcos'altro? No, Piano P è questa società che è nata con Da Costa a Costa nel 2016 e adesso produce tanti altri podcast perché, come sappiamo, il podcast è uno strumento sempre più ascoltato e popolare. E quindi vado negli studi di Piano P, registro lì e una volta che ho finito di registrare il mio lavoro è finito. Io, naturalmente, lo script comprende anche gli inserti audio, cioè il contenuto ovviamente è tutto mio, con la collaborazione, direi quasi la direzione artistica in qualche modo, di Carlo Annese, che è il fondatore di Piano P ed è il mio socio in questa impresa podcast da quando è cominciata, per cui Carlo, che è un giornalista molto esperto, mi dà spesso dei consigli, dei suggerimenti, mi dice questa cosa perché non la spostiamo, questa magari diciamola dopo, o trova a volte anche lui degli audio che io non ho trovato interessanti e mi consiglia di inserirli. Insomma, il lavoro sul contenuto è un lavoro su cui io non sono blindato rispetto a consigli di persone di cui mi fido. Però a quel punto il mio lavoro è finito, sarà Carlo con Piano P poi a ripulire l'audio. Nei podcast non si sente mai, nei podcast quando io prendo fiato per esempio, perché c'è tutto un lavoro di pulizia della voce molto attento, in cui Piano P secondo me sono tra i migliori in Italia, se non i migliori, e alla fine mi viene consegnata la puntata pronta, prima che venga pubblicata, io la ascolto e se tutto ok dico ok, se no guarda correggiamo questa cosina, ma di solito quasi sempre è perfetta così e poi viene pubblicata il sabato. Quindi ogni tanto ti capita che ci sia magari qualche dettaglio che tu ti immaginavi diverso, magari una musica che tu ti aspettavi in un modo è stata scelta in un altro? Sì, una musica che magari io mi aspettavo un po' più ritmata, in certe parti più calma, oppure una cosa nella mia voce in cui penso qui ci vorrebbe una pausa più lunga, qui ci vorrebbe uno stacco più netto. Questa frase togliamola perché non mi è piaciuta come è venuta e viene meglio senza, insomma, ma sono sempre ritocchi piccolissimi a quel punto. E adesso passiamo invece ad analizzare un po' più nel dettaglio l'aspetto economico e di finanziamento del progetto. Adesso ti svelo una cosa, te la dico così in diretta, ero indeciso se dirtelo o no, ma a questo punto, visto che ormai siamo entrati in sintonia, ci siamo sbottonati con le tecniche giornalistiche che stiamo usando e quindi possiamo farlo, io tengo un podcast segreto che è riservato ai patrons di Passione Podcast. E in una delle ultime puntate si intitola Analisi di una call to action fatta bene, e analizzo la call to action che si trova nella tua newsletter. Ah, wow. Perché secondo me è perfetta, cioè è veramente fatta di un bene che è incredibile. E il motivo per cui ho deciso di fare proprio un episodio di podcast su questa roba qua è stata una frase che tu hai utilizzato, che era una roba tipo: potete valutare di fare una donazione. E quel potete valutare di fare mi ha illuminato, perché io mi dico, cavoli, cioè siamo in un periodo in cui ci sono imperativi dappertutto, dona, compra, vai, fai, clicca, segui, iscriviti, e invece tu, che è un po' anche lo stile che avete al post, in questo ci noto una somiglianza, per esempio al post è bellissimo quando fate le affiliazioni con Amazon, poi sottoscrivete, ma li potete anche cercare su Google se volete, e in questa maniera tu ti distingui, e questa cosa qua secondo me è molto apprezzabile se consideri il fatto che poi tu hai tantissimi sostenitori, cioè veramente un sacco di gente. Io non ho studiato queste cose, non sono un esperto di crowdfunding, non ho partecipato a nessun corso, non so come si fa, e quindi non essendo un'azienda, essendo una persona che non ha studiato, l'ho fatto col mio stile. È nato tutto, e anche il modo in cui poi oggi quella call to action è costruita, da una esperienza spontanea. La mia prima raccolta fondi è stata fatta nel 2000, credo che fosse fine 2015, e non era nei piani, semplicemente io dovevo passare dal servizio gratuito che usavo per la newsletter, che era Tiny Letter, a MailChimp, quello a pagamento, perché avevo raggiunto il numero di iscritti oltre le mie previsioni, non pensavo saremmo arrivati lì, ma per fortuna ci siamo arrivati. E quindi questo lavoro gratuito che io facevo avrebbe comportato per me non solo non incassare nulla, ma metterci dei soldi. E allora io mi sono detto:
visto che tante persone lo leggono volentieri, perché non provare a coinvolgerle? E semplicemente gli ho raccontato questa cosa, non ho detto da oggi potete contribuire, ho detto guardate, io da settimana prossima devo trasferire tutti i vostri indirizzi su questa nuova società, quindi peraltro se ricevete una notifica che siete stati aggiunti su MailChimp, sono stato io, non vi preoccupate. MailChimp costa, ed è un fatto pubblico, eccetera, mi costerà da qui alla fine dell'anno, alle elezioni, credo che fossero 700 euro. Se volete contribuire anche con un euro, due euro, dare una mano, questo è il mio indirizzo di PayPal. Se non lo volete fare, non cambia niente. Io i soldi ce li metto di tasca mia perché mi piace fare questa cosa, divento giornalista migliore, mi sto divertendo. Amici come prima. Pensavo, da qui alla fine raccoglierò un gruzzoletto abbastanza da ammortizzare quella cifra. Ne sono arrivati molti di più, arrivarono 7.000 euro quasi. Per cui da lì ho cominciato a dire come li uso questi soldi. Il modo migliore per usarli era andare negli Stati Uniti e quindi sono cominciati i viaggi anche in questo modo un po' casuale. E questa cifra è rimasta. E oggi quando io chiedo una donazione racconto a cosa mi serve e perché. Mi serve a fare i viaggi che comportano rendere migliore quel prodotto che loro hanno deciso di seguire, e comportano pagare il mio lavoro che viene pagato con quello che resta, e quindi anzi sono incentivato a risparmiare da questo punto di vista e a non scialacquare i loro soldi. Nel 2017 non è rimasto granché per il mio lavoro, ma va bene, sono rimasti 600-700 euro al mese, che se conti che è un lavoro che io faccio nel tempo libero arrotondo, non sono mica soldi da buttare via. In questo ciclo potrebbe esserci qualcosa in più, perché la risposta è stata molto superiore rispetto anche al 2017. Però sì, io non dico donate, dona, dammi, clicca, quelle robe lì, che so che sono il mantra degli esperti di marketing, perché figurati, al post anche abbiamo a che fare con provare a invitare i lettori ad abbonarsi al post, per esempio. Ma semplicemente gli chiedo di prendere in considerazione questa cosa, e poi se lo vogliono fare lo fanno. Però se tu segui da costa a costa da tanto tempo e le cose che contiene le trovi interessanti, magari non ti deciderai la prima settimana, però dopo un po' probabilmente decidi di darmi 5 euro, perché 5 euro non sono niente per te. Per me unite i tuoi 5 euro a quelli di tutti gli altri, diventano una cifra che fa proprio la differenza tra andare o no negli Stati Uniti, tra comprare o no un microfono migliore, comprare o no il treppiedi stabilizzatore automatico per fare le storie, eccetera eccetera. Però io non so se o seguo le persone sbagliate o magari non tutti sono così trasparenti come te nel portare i bilanci. Tu fai una volta l'anno, se non sbaglio, un post dove racconti dove finiscono i soldi, eccetera eccetera, che tra l'altro è super istruttivo anche per chi vuole imparare poi a fare queste cose. Ma la mia sensazione è che è veramente una rarità ottenere un successo così grosso. È vero che è così raro anche rispetto alle situazioni che conosci tu? E ti sei fatto un'idea del perché hai avuto così tanto successo nel crowdfunding? Guarda, intanto ti dico, il resoconto lo faccio alla fine di ogni anno, lo farò anche alla fine di quest'anno. Secondo me serve, non è un resoconto dettagliato, e questo però è una cosa che io rivendico. Cioè io non scrivo ho preso questa macchina qui, ho volato con quella compagnia lì, perché diciamo che da un poi a un certo punto c'è anche la mia professionalità di giornalista, e siccome io so che poi come funzionano le cose su internet, io non voglio rispondere a chi mi chiede ma perché non sei partito il giorno prima che costava 100 euro in meno un bagno di sangue, certo. Sì, o perché non hai preso quella macchina più piccola che consumava un po' di meno, perché avrò avuto dei miei motivi, perché so che devo andare sulla strada sterrata o devo dormire in macchina, mi serviva una macchina più grossa perché il giorno dopo non potevo partire. Insomma, io faccio un resoconto abbastanza trasparente di cosa spendo per il podcast, per i viaggi, per le attrezzature, eccetera, senza andare troppo nel dettaglio dei pasti, non so perché hai mangiato questo e non quell'altro, che di fronte c'era un ristorante più economico, eccetera. Ci sono delle esperienze simili in Italia. La prima che mi viene in mente è quella di Valigia Blu, che si finanzia con un crowdfunding ogni anno, un crowdfunding anche quello di ottimo successo. Però Valigia Blu sono tante persone insieme, è un'entità. Io sono, credo, l'unico da solo in queste dimensioni. Per capirci, anche per dirlo agli ascoltatori, nel 2017 con la raccolta fondi ho messo insieme 33.000 euro con cui ho fatto quei tre viaggi. Quest'anno ovviamente abbiamo appena iniziato a gennaio, quindi è ancora presto, ma proiettandola a gennaio, alla fine dell'anno è possibile arrivare anche al doppio di quella cifra, quindi sta andando veramente molto bene.
secondo me una delle cose positive è il fatto che io sia una persona, e cioè che non sono un'azienda che ti chiede dei soldi, ed è evidentemente un progetto che è fatto non a scopo di lucro, cioè non, allo stesso tempo io non sono un influencer, nessuno mi sta vedendo diventare ricco a causa di questa donazione, nessuno vede che il mio stile di vita è cambiato, che nelle mie foto mostro una nuova macchina fiammeggiante, cioè è chiaro che se vengo pagato di più sono felice, perché è un lavoro che faccio peraltro nel tempo libero, nei weekend, la sera, la notte. Io quando vado in Iowa e New Hampshire, come sono andato adesso, ho preso ferie dal mio lavoro del Post, non vado come inviato del Post, vado come inviato lì da costa a costa, per cui io quest'anno se voglio fare 4 viaggi vuol dire che non vado in vacanza, per cui c'è un sacrificio personale che i lettori e gli ascoltatori conoscono, e credo che questo sia un fattore importante poi nel convincerli a donare. Mi conoscono, è un lavoro che naturalmente ho fatto per tanto tempo, questa conoscenza non è arrivata subito, questa fiducia non è nata da subito, però mi conoscono, si fidano, e io in modo molto trasparente mostro il modo in cui lavoro, il mio stile di vita, le scelte che faccio, e loro evidentemente insomma le condividono, ma ci sarà anche chi non le condivide e per questo non dona. Non sono tutti quelli che leggono la newsletter e ascoltano il podcast a partecipare, sono una minoranza. Sono una corposa minoranza, per fortuna, ma c'è anche chi mi dice vorrei donarti ma non posso, gli studenti, insomma non tutti capisco, possono, anche quei 10 euro possono essere importanti per qualcuno da non privarsene, e io è una cosa che rispetto assolutamente, perché se è vero che il giornalismo non è un prodotto come gli altri, come comprare un detersivo, è vero anche che secondo me deve trovare delle modalità per essere fruibile anche gratuitamente, non solo ma anche gratuitamente da chi non può pagare. E a questo punto non posso che chiederti perché sono sicuro che hai fatto questa valutazione, perché non Patreon? Alcuni motivi molto concreti. Il primo motivo concreto è che Patreon, sai, le persone in Italia sono ancora un po' restie al comprare cose online, poi sempre meno per fortuna, però c'è in una parte di popolazione ancora questo fastidio, questo scetticismo. E mentre PayPal è una società nota a livello mondiale, Patreon lo è molto meno, e quindi volevo che proporre un sito di cui le persone si fidassero già, che conoscessero già, su cui magari erano già registrate, al punto da poter usare la loro carta di credito o il loro conto con grande semplicità. E allo stesso tempo Patreon, che nasce a questo scopo, quindi per me sarebbe stato anche meglio utilizzarlo, correggimi se sbaglio perché ne sai sicuramente più di me, credo non sia ancora localizzato in italiano, credo che sia soltanto in inglese, o sbaglio? Lo è da 2 giorni tipo. Ah, ok, quindi mi sono da detto due anche... giorni per chi entra su Patreon, questo lo diciamo anche per ascoltatori e ascoltatrici. Sulla localizzazione linguistica non so se si sono già attivati, ma hanno scritto che lo faranno, ma è già possibile pagare in euro, mentre fino a 2 settimane fa non era possibile farlo. E quindi insomma volevo semplicemente rendere più smooth possibile, senza attrito, questo percorso. In un futuro anche vicino magari, in cui Patreon è in italiano e magari divento un po' più famoso di così, e io magari ho a quel punto una posizione tale per cui posso anche dire fidatevi di me, che vi dico Patreon è affidabile, magari passerò a Patreon, non è una cosa che escludo. Senti Francesco, prima di chiederti di farti la domanda di rito sugli errori che tu hai fatto, che è una domanda super apprezzata, ho capito che gli errori delle persone appassionano tanto, a me hanno sempre appassionato ed evidentemente è una cosa condivisa con altre persone, quindi tra poco ti chiederò quali errori hai fatto nel tuo percorso con Da Costa a Costa che ci puoi evitare o che comunque possono in qualche modo esserci utili o ispirarci. Volevo dare i nostri recapiti. I miei sono officine.me per seguire tutti gli altri podcast, per seguire il backstage su Telegram, Chiocciolina Ciraulo, per il canale YouTube. Insomma, nel mio piccolo anche questo progetto sta diventando un po' sfaccettato. E anche per trovare il Patreon, officine.me/upgrade, se volete già la pagina, che è diventata una vera e propria scuola oggi, dove parliamo veramente di come realizzare i nostri progetti di comunicazione digitale. Lo facciamo fortissimo con un sacco di gente super preparata e molto interessante, anche con un sacco di contenuti che ormai hanno superato il centinaio. E settimana prossima, tra l'altro, facciamo proprio un mastermind di una mattinata a tema Patreon e nostri progetti su Patreon. In particolare voglio ringraziare l'ultimo arrivato, che è Givan Ferrante, il suo sito è givanferrante.it con la J, che si occupa di marketing per professionisti del massaggio. Quindi nel caso in cui qualcuno di voi sta ascoltando ed è all'interno di questo mondo, di sicuro non ve lo dovete perdere. Per quanto riguarda te invece, Francesco, dacci un po' qualche recapito, facci capire dove veniamo a vedere questo bel progettone.
www.dacostaacosta.net, quindi con due A, da Costa a Costa, senza trattini, è il sito su cui potete iscrivervi alla newsletter, leggere anche l'anteprima delle newsletter per se non volete ancora iscrivervi, ascoltare i podcast, trovare anche informazioni sul libro, su come comprarlo, insomma è il sito che raccoglie tutte le mie cose americane. Altrimenti sui social network sono presente su tutte le piattaforme, devo dire il social che uso di più ultimamente è Instagram, dove sono Francesco Costa 21, quindi possono trovarmi anche lì e vedere anche quindi le immagini dei miei viaggi, le cose che faccio in giro per l'America. Ma tu sei uno molto da social oppure hai iniziato a usare Instagram per questo progetto? Sono poco da social, nel senso uso Twitter per lavorare, perché in America Twitter è molto più usato che qui e quindi se vuoi seguire cose americane devi stare su Twitter, ma per esempio scrivo molto poco su Twitter. Facebook lo uso pochissimo, quasi niente. Devo dire Instagram per me è molto divertente, cioè mi costringe a aggiungere al mio solito registro, che è quello della parola e della voce, un nuovo aspetto, che è quello delle immagini. E poi per come è fatto ha delle cose che mi piacciono, per cui mi diverto anche a usarlo. È un posto in cui non ci sono litigate quasi mai, perché si può interagire con l'autore dei contenuti, ma scrivendogli un commento, un messaggio diretto, e quindi tutta l'aggressività che viene spesso esibita negli altri social, su Instagram, sparisce. Se vuoi dirmi che sono un cretino lo puoi fare, però se non ti vedono gli altri, molti non ci provano nessun gusto a dirti che sei un cretino, quindi non lo fanno. La possibilità che nel tuo feed finiscano cose che non vuoi vedere è molto bassa, per cui da una certa parte rischia di diventare una camera dell'eco, quello sì, ma io diciamo sfuggo a quella roba lì attraverso Twitter, dove seguo chiunque, però è un po' uno spazio sicuro. A volte quando apro Twitter mi peggiora l'umore, con Instagram questo non capita mai. È chiaro che i contenuti sono più leggeri, ma io ci provo a portare dei contenuti invece un po' più densi, e fin qui non mi hanno odiato troppo, ecco. E senti, dai, raccontaci un errore, una cosa che hai sbagliato. Guarda, ce n'è una abbastanza grossa che risale a qualche tempo fa e che risale al motivo per cui poi ho deciso di cambiare un po' stile facendo da Costa a Costa e andare negli Stati Uniti, che è una cosa che poi è stato oggetto di questa nostra conversazione. Proprio dopo le elezioni di Trump e dopo essermi accorto che qualcosa mi era sfuggito di quella campagna elettorale, perché anche un risultato improbabile si può prevedere o possono arrivarti delle avvisaglie che a me non erano arrivate. Io mi sono accorto che quella campagna elettorale l'avevo seguita, sì, bene, secondo me, andando negli Stati Uniti, sì, ma guardando con più attenzione i dati, i sondaggi, i precedenti storici, diciamo una documentazione fredda di come erano andate le cose, di come stavano andando, rispetto a cosa accadesse davvero nei posti dell'America che io poi non avevo visto, perché l'America è grande quanto la Cina e quindi non puoi andare dappertutto. E allora mi sono ripromesso in quell'occasione di che in futuro avrei letto un sondaggio in meno e un reportage in più, al di là del tornare in America più spesso. Ed è una cosa che ho fatto e devo dire mi ha abbastanza cambiato la prospettiva, non solo perché i sondaggi, figurati, sono utili, sono lo strumento più utile che abbiamo per indagare le preferenze elettorali delle persone, ma sono uno spettro molto limitato. I sondaggi ti dicono chi pensa di votare tra questo numero di candidati, chi voterebbe oggi. Domani sarà diverso, già, è utile, ti dice che aria tira, ma è molto limitato. Leggere un reportage sulla vita al confine, sulla deindustrializzazione del Midwest, sulla vita dei bianchi nell'entroterra della California, su una setta religiosa dello Utah, su un'azienda che ha un enorme successo in Oregon, e mettere insieme tutti questi pezzetti, se lo fai ogni settimana, su un pezzo di territorio per quanto grande limitato, a un certo punto ne ottiene una comprensione del posto anche semplicemente da casa tua molto più sfaccettata. Io vorrei che anche sulla stampa italiana ci fossero più reportage e meno retroscena politici, perché ti fanno capire le cose meglio, e io questa cosa ci sono arrivato dopo un errore, dopo aver sbagliato ad analizzare quella campagna elettorale usando gli strumenti diversi. Cavoli, mi ricordo proprio della puntata in cui raccontavi del tuo proposito, un sondaggio in meno, un reportage in più, e mi sento di dire, per quello che può valere nella mia ignoranza assoluta, che tutto sommato, cioè, cannare sull'elezione di Trump era facile che sbagliare su quella roba lì, è stata veramente una cosa incredibilmente inaspettata. È vero. Senti, però sai, quella cosa, poi l'ho detto anche nel libro, col senno di poi la potevamo vedere prima arrivare questa cosa, ecco. Io mi ricordo, guarda, adesso per divagare pochi, proprio 2 secondi,
Io mi ricordo in quel tempo quanto io dicevo tra me e me, quanto sono scontate queste elezioni, quanto è ovvio come vadano a finire, quanto è evidente chi vincerà, chi non vincerà, e ricordo che le seguite proprio con una grande pigrizia, non che io sia attentissimo su queste cose, però ancora più pigramente del solito, perché mi dicevo, ma sì, che gusto c'è, tanto è così evidente come andrà a finire, ed è andata a finire esattamente al contrario. Ma guarda, la pensavano come te tantissimi giornalisti affermati che la seguivano giorno per giorno, quindi non devi sentirti particolarmente superficiale per questo. È chiaro che Trump ha vinto per un pelo, Trump poteva tranquillamente perderle le elezioni per un pelo, però ha preso una montagna di voti tale per cui anche se avesse perso, la notizia è che Trump ha preso una montagna di voti. E la cosa che cerco di raccontare nel libro, ma anche in Da Costa a Costa, è chiaro, col vantaggio di essere oggi col senno di poi, ma da dove comincia questa storia? La potevamo vedere arrivare, e insomma il mio sforzo è cercare di prevedere la prossima, ecco, cercando di capire da dove cominciano certi fili di certe storie. E allora dai, rimandiamo a chi vuole vedere questi fili a Questa è l'America, che trovate su Amazon, in tutte le librerie, a Da Costa a Costa Newsletter, Da Costa a Costa Podcast, che è la parte che a me interessa e piace di più ed è quella che, non ti nascondo, seguo di più di quelle che fai. E quindi grazie a te, caro Francesco. Grazie a te, Andrea. Super grazie a tutti voi e a tutte voi che avete ascoltato fino adesso. Io vi mando un abbraccio fortissimo e vi ricordo che chi sa fare fa, chi non sa fare impara. A presto. Ciao.